Un'assemblea davanti ai cancelli di GKN, tanti presenti per discutere di una legge, quella sulle anti-delocalizzazioni, che sta dividendo anche la politica. L'attività in GKN continua in vista del caldo settembre, dove l'azienda potrebbe inviare le lettere di licenziamento in attesa anche del tavolo sospeso. Per questo gli operai invitano a tenersi liberi sabato 18. Si sta parlando di una legge antidelocalizzazioni, ma questa legge non può essere una legge usata per buttare la palla in tribuna e alla fine non salvare GKN. Nel senso che in tutte le bozze che noi abbiamo ricevuto, in realtà, e che abbiamo ricevuto tra l'altro per via giornalistica, troviamo una legge molto debole che in realtà non impedisce le delocalizzazioni. Hanno detto tenetevi liberi perché se non interviene nessuno, e forse anche se intervenisse qualcuno per determinare il ritiro dei licenziamenti, quello sarà l'ultimo fine settimana per noi prima dell'arrivo delle lettere. Noi diciamo non osate far partire quelle lettere e diciamo a tutta Firenze e probabilmente a tutta Italia tenetevi liberi per quel fine settimana, perché GKN Firenze non ha intenzione di stare a guardare in attesa dell'arrivo di queste lettere di licenziamento. Presenti anche i giuristi democratici, avvocate e avvocati da tutta Italia, per spiegare i principi di questa legge. Siamo qui per dire questo, per dire che la Carta Costituzionale e la tutela dei diritti dei lavoratori, la centralità dei diritti sociali, non sono chiacchiere. E porre dei limiti alle libertà economiche non è porre una punizione, ma è evitare, proprio quello che ha voluto la Costituzione, che le libertà economiche pur riconosciute nella Costituzione siano senza limiti e sacrifichino quindi la dignità e i diritti al lavoro e dei lavoratori.